con la facciata arricchita da paraste, capitelli, volute e pinnacoli, la chiesa di Santa Teresa dei Maschi è un esempio emblematico dell'architettura barocca di Giuseppe Zimbaldo, che la completa nel 1697. Oggi sede del Museo Diocesano, fu voluta dal canonico Francesco Monetta nel 1671, con la volontà di dedicare il monumento all'ordine dei Carmelitani Scalzi. La sua splendida facciata tripartita in tre ordini, su cui spiccano i due pinnacoli raccordati da due eleganti volute, rimandano alla cultura barocca salentina. L'interno a croce latina conserva le antiche testimonianze devozionali locali. La cappella dedicata ai Santi Medici si compone da cinque statue in cartapesta dei Santi e una rilevante raccolta di ex voto. Il Museo Diocesano Giovanni Tarantini è stato inaugurato nel giugno 2012 nella sede della Chiesa di Santa Teresa in Brindisi, sottoposta nel 2022 ad un intervento di recupero. I beni sono stati in seguito trasferiti dalla Chiesa di Santa Teresa alla Chiesa di San Paolo Eremita, altra sede museale diocesana da poco restaurata. Nel gennaio 2021, Monsignor Domenico Caliandro, arcivescovo di Brindisi Ostuni, con un decreto ha eretto canonicamente la rete museale diocesana che mette in relazione le tre chiese, Chiesa Santa Teresa dei Maschi, San Paolo Eremita e le scuole pie. L'impianto architettonico trecentesco e settecentesco del complesso del convento di San Paolo è interamente percorribile, seppur profondamente modificato, all'interno del Palazzo della Provincia. La fondazione è attestata da un atto notarile del 2 marzo 1284 di Carlo I d'Angiò. La chiesa, secondo l'ideale francescano, è ad unica navata, abside slanciata, pareti ampie, originariamente ricoperte da affreschi con teorie di santi e scene di pietà cristiana, solcate da lunghi e stretti finestroni. Al Cinquecento risale la sostituzione del soffitto originale in gigli pintati, dei quali restano solo poche tracce. Sulla fiancata ostrale interna della chiesa vi è una nicchia gotica decorata con un affresco. L'affresco raffigura la Vergine e San Giovanni sotto la croce, di cui però restano solo frammenti su fondo scuro. Nella rispettiva cuspide sono presenti due angeli in volo. È inoltre conservata nella chiesa una macenula, una statua della Vergine Immacolata vestita in corso d'anno con quattro abiti arricchiti da preziosi ricami. La statua è detta anche Madonna del Terremoto per aver messo in salvo la città di Brindisi dal terremoto del 20 febbraio 1743. Le scuole pie furono istituite dall'arcivescovo di Brindisi Francesco de Estrada, il quale voleva sopperire alle lacune dell'educazione pubblica del XVII secolo. Il complesso architettonico, composto dalla chiesa di San Michele Arcangelo e l'adiacente dormitorio, costituito da quattro celle, fu ingrandito grazie a diverse donazioni del portoghese Giovanni Núñez della Torre e Girolamo Lettera. La chiesa di San Michele Arcangelo è nota per la caratteristica cupola a mattonelle policrome. La facciata, sobria, presenta un portale centrale sormontato da timpano triangolare che esibisce lo stemma dell'Ordine della Madre di Dio delle Scuole Pie. All'interno, la navata unica termina in un transetto. Vi si affacciano delle cappelle laterali, da tempo private di altari e arredi sacri. Le decorazioni di stile barocco sono del maestro stuccatore Maurizio d'Alessio di Napoli. A partire dal 1718, lo stesso lavorò al cappellone dell'altare maggiore, dedicato a San Michele Arcangelo, alla cupola, alle cappelle laterali, alle colonne e agli archi interni ed esterni.